Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro». Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Nell'odierna pagina evangelica, Gesù richiama i suoi discepoli alla continua vigilanza. Perché? Per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Perché Dio continuamente passa nella vita. E indica le modalità per vivere bene questa vigilanza. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Questa è la modalità. Anzitutto, le vesti strette ai fianchi. Un'immagine che richiama l'atteggiamento del pellegrino pronto per mettersi in cammino. Si tratta di non mettere radici incomode e rassicuranti dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperto con semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella nostra vita, alla volontà di Dio che ci guida verso la meta successiva. Il Signore sempre cammina con noi e tante volte ci accompagna per mano per guidarci, perché noi non sbagliamo in questo cammino così difficile.